Buonasera, siamo qui con Luca Mechini che ci voleva parlare oggi di Frida Kahlo, una grande artista. No, di Frida Kahlo non so niente. Rompendo anche gli indugi della campagna elettorale. Perché io la vedo come una compagna. Dei compagni si può anche non sapere nulla, basta che siano tali, no? Era questa l'idea. Poi non si sapeva bene cosa facessero, dove andassero a parare questi compagni. Però poi quando ci si ritrovava, si aveva nelle riunioni, si aveva un linguaggio comune, ci si chiamava per cognome, non è come oggi il primo che passa lo chiami per nome. C'era una sorta di rispetto anche alla famiglia del compagno, ai genitori del compagno. Questa era la regola comportamentale per cui gli uni portavano rispetto agli altri all'interno della formazione della comunità di partito, no? C'era la comunità di partito, questo è importante dire. Questo nel PC, e poi nel 68. Noi non ci possiamo tradire, perché veramente il tradire il partito era oggettivamente un peccato capitale. Non c'era niente di più ignobile, ma questo anche nel fascismo, no? C'è un bellissimo film, no? La giornata particolare di Ettore Scola, forse uno dei più bei film della storia del cinema, no? Con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, poi non mi ricordo se c'è altri, credo siano solo loro, cioè, non so, te lo ricordi? No, il non cast. L'ho visto. Comunque c'è la portiera, un'altra che... generazione. C'è Sofia Loren che fa l'ingenua, no? Quando lei non è fascista, perché il marito è un così gerarchino, diciamo, che va quel giorno lì alla parata per la visita di Hitler a Roma. E quindi si veste un pompa magna con l'orbace, E la lascia a casa, ma gliene incolse perché lei poi si innamorerà di questo giornalista omosessuale, no? Impersonato da Mastroianni. Però Mastroianni già lo sanno che diciamo, è sotto l'occhiuta sorveglianza della polizia e anche poi della portiera dello stabile, che lo sa. E come si intitola questo della film? Della sua omosessualità. Una giornata particolare. Io personalmente non ho visto un film italiano all'altezza di quello lì. Ma io non ho mai visto questo film, poi lo guarderò. Il prodotto più geniale della cinematografia italiana. Perché ti fa rivivere una giornata particolare del ventennio in cui le persone devono dimostrare di meritarsi l'appartenenza al partito oppure scelgono di essere esclusi dalla comunità di partito in un modo o nell'altro. Lei lo fa con la scusa di rimanere a casa per le faccende, poi alcuni figli, non mi ricordo, vanno alla parata, altri no, quelli più piccoli. E però lei conosce una persona che è un antifascista e si ritrova sul terrazzo in mezzo ai panni da asciugare, e quindi è una bellissima scenografia. Però quello che mi colpisce sempre è di ricordarmi questo dialogo tra Sofia Loren e la portiera, perché la portiera dice: ma sai quello lì? Quello è andato anche lui alla parata, un inquilino, no? E la Sofia Loren le dice: ma quello è un delinquente. E la portiera le risponde: non vuol dire. L'importante è che lui sia iscritto al partito. Quale? Quello fascista? Sì, questo inquilino fascista. La portiera risponde così. Ma quindi questo senso di appartenenza alla comunità di partito, chi l'ha insegnato in Italia? Sicuramente il movimento socialista. E
però poi si è trasmesso al fascismo e poi si è riverberato anche nel dopoguerra, soprattutto nel Partito Comunista Italiano, che è Ora, la stata Democrazia Cristiana però è meno questo senso, conosciuta, sì. no? Diciamo, forse anche perché era un'organizzazione, un accrocco, diciamo, anticomunista Quindi per c'è superare. l'iniziazione alla politica, a un senso della politica come senso di appartenenza a una comunità in cui gli ideali di una lotta, no? E di una tradizione del movimento operaio venivano accettati, no? Dai singoli militanti, no? Ora questo poi se ne è appropriato il fascismo, no? Per creare la comunità politica nazionale a partito unico. Ma questo poi lo ha fatto lo stalinismo. Quindi, Era un po' forse una caratteristica del sì, Novecento, si può dire. esatto. Quindi i totalitarismi hanno visto l'espressione di una comunità politica coesa. Molto coesa, no? E quindi queste grandi passioni hanno portato addirittura gli italiani poi, ora non voglio dire che è stata una guerra civile, perché questa è la tesi del revisionismo storico, no? Però comunque ci credevano anche i fascisti della Repubblica di Salò, no? Questo non vuol dire difenderli, giustificarli, no? Ora posso dire che mio padre partecipò alla resistenza e arrivò al dunque anche di doverli ammazzare i fascisti. E una volta catturati, diciamo, non si facevano prigionieri, no? Generalmente. E quindi portarono un giovane ragazzo alla fucilazione fascista. Un giovane fascista, mio padre non gli disse, era troppo giovane perché aveva 14 anni non compiuti. Gli dissero che no, non, di non andare a vedere questa fucilazione. Questa oltrarno, questo deve essere stato nei giorni della liberazione, perché la liberazione di Firenze avvenne in due tappe, il 4 e l'11 agosto 1944. Del 1900? Prima fu liberato oltrarno, poi i tedeschi per una settimana bo lo bombardarono e poi riuscirono i partigiani a liberare il centro storico e adiacenti e Fiesole. E quindi questo ragazzo in quei giorni lì, prima, quindi siamo prima del 4 agosto, o il 4 agosto stesso, fu preso questo fascista, i partigiani lo portarono a fucilarlo, un giovane, un ragazzo. E quando tornò da questa incombenza tragica di doverlo fucilare, mio padre gli disse: "Ma l'avete fucilato?" "Sì, l'abbiamo fucilato", gli rispose questo partigiano al comandante del plotone, "perché era una gran carogna." Il Gigi, per dire, ora mi invento un nome. Il Gigi era una gran carogna, un vero fascista, una gran carogna. Però era anche un bravo ragazzo. Ecco, qui c'è tutto. Il Novecento, tutto il Novecento. Continua tu, perché poi mi commuove sempre a raccontare questi episodi. Ma lui te l'ha raccontato, te non eri Sì. nato, giustamente. E quindi, cioè, secondo te anche, ecco, all'attualità, cioè quel senso d'appartenenza che io ho riscontrato un po' mentre davo i volantini di rifondazione, no? Che la gente dice ci sono le elezioni, ma chi c'è? No? Come a dire, cioè come se non lo sapesse, diciamo. E quindi, come a dire, cioè chi è la forza egemone? Così io mi ci accodo, capito? Non come a dire. Quali sono le forze in campo? Così io cerco di scegliere quella che rappresenta le mie idee personali. Cioè, come se non avessero un'idea e deve essere la politica a trasmettergli l'idea. Quello ho visto nelle persone, io.
personalmente. Poi magari mi sono fatto un'opinione un po' pregiudizievole, non lo so, però mi sembrava di vedere quell'aspetto lì. Cioè che si vota quello che va di moda, a prescindere da se faccia bene, se faccia male, o se sia corrispondente ai veri desideri E questo deriva forse da questa cosa che dicevi te sul Novecento, no? Giusto? No, sono passato. Parla a te. Cioè, questo senso di appartenenza a Fammi prescindere. una domanda. O mi fai la domanda. Non... Ah, ti sei commosso ora di questa cosa, di questo fatto. Però ecco, se eravamo partiti, vabbè, comunque dai, si ritornerà. Eravamo partiti da Frida Kahlo. Oh. Ecco, qui non siamo Frida Kahlo. Ancora quello di cui parlavo prima, Si il può aprire il dramma. libro? Si può aprire? Oppure una Vabbè, spoilerata, dici, non vuoi. dai, apri. No, apri, apri. Apriamo? Guardiamo magari solo l'inizio, eh? C'è stato anche una storia cosmopolita della rivoluzione, Ottobre? di cui noi eravamo all'oscuro, noi italiani. Il fascismo ci ha impedito di seguire. Noi il fascismo lo metteva in burletta, questo scontro tra Trotsky e Stalin lo metteva come uno scontro interno, uno scontro interno Alla Russia. alla Russia. Vabbè, lo riprendo io. Quindi questa è Frida Kahlo, no? Che è nata nel 1907 a Città del Messico, no? Giusto? È una pittrice famosa e che tra i vari quadri che ha fatto ha messo anche un quadro di un operaio con la faccia di Lenin, che però qui mi sa non c'è, perché qui gli danno un taglio editoriale bipartisan, giusto? Però ha fatto anche tanti altri quadri, quindi è Ganza, no? È Ganza. Eccola, questa è la sua immagine, eccola. Poi non si dice altro perché sennò si spoilerà il libro, no? E ecco, che ne pensi di Frida Kahlo? Perché hai preso questo libro? Cosa ti ha portato a... No, vabbè, a parte la curiosità per il personaggio, però ora riflettendo su questa figura di donna disinibita, lesbica, con molti amanti, no? Forse quella libertà del Noi femminismo siamo stati delle... tagliati, il fascismo ci ha tagliato fuori dalla storia del comunismo. Questo comunismo cosmopolita che nelle democrazie ha avuto modo di solidarizzare o anche di criticare l'Unione Sovietica, no? Tanto è vero che i menscevichi, no? Si rifugiarono poi in America e alla fine l'ha fatto Trotsky. Trotsky, lo sai, Si è Trotsky rifugiato in America. no, prima ha vissuto in America, a New York, e poi dopo è ritornato nell'America centrale. Dopo una peregrinazione, essendo stato espulso dalla Norvegia, quindi non sapeva più dove andare. Alla fine il Messico, lo sai cos'è il Messico, no? Una rivoluzione, no? Zapata, Pancho No, no. Villa. No, So non lo che sai. c'era un partito comunista anche lì C'è stata una forte. rivoluzione, si chiama Partito Rivoluzionario Istituzionale, quello messicano. Quindi c'è questa dicotomia tra i due termini che dovrebbe essere. Cioè rivoluzionario e Sì, è istituzionale. il dramma storico della sinistra mondiale che aspira a una rivoluzione che non arriva mai fino in fondo, no? È arrivata con l'ottobre, ma in Oriente, in Occidente non arriva mai. E la sua istituzionalizzazione che sempre poi rianima l'idea che si possa fare a meno della rivoluzione, però si è dimostrato storicamente che questo non è possibile perché il capitalismo recupera le forme rivoluzionarie e le incanala attraverso le istituzioni che poi però da un momento all'altro ti possono essere tolte alla sinistra dalle forze
Finora abbiamo visto, per esempio, Renzi e Di Maio, no? I tradimenti loro che indirizzano anche il consenso in un certo modo, giusto? È una cosa anche fatta quindi apposta. Istituzionalizzare le spinte della sinistra ad affermare una società nuova, quindi le spinte di base che egualitaristiche, è sempre un rischio, perché istituzionalizzando provochi una controreazione da parte degli strati sociali che sono contrari, borghesi, e quindi poi si va alle elezioni e tu perdi tutto, no? Tutto il cucuzzaro, si dice a Roma, o prendi tutto il cucuzzaro e il potere non lo molli più, però per prendere tutto il cucuzzaro non devi passare dalle istituzioni, perché le istituzioni, diciamo, in partenza sai già che, cioè dichiari nel momento in cui giuri sulla Costituzione che dovrai cedere nel momento in cui andrai incontro a un verdetto elettorale negativo, cedere il comando del governo. Sì. Questo. Allora che dire? Cioè, anche se vince la sinistra, no? Queste, ora mettiamo che vince la... Qui si andrà una crisi, forse no, ora non posso dire queste cose. Metti che per il grotto della cuffia la sinistra sventa, no? La vittoria della destra a queste elezioni. È difficile. Sì, ma poi in questi 5 anni che succede poi? Te credi che potrà detenere una maggioranza parlamentare tale che saldamente resta al governo? E poi questa è una sinistra unita, no? C'è varie sfaccettature, no? Varie declinazioni. Ma io so che comunque... declinata l'idea di sinistra, è declinata in forme tali che ora cos'è accaduto col governo Draghi, per esempio, che l'ha fatto cascare chi? Conte, no? O no? No, secondo me no. No, allora dimmi, se n'è andato via lui perché ha visto che la cosa era difficile, secondo me. E quindi, secondo me, ha detto: cara Meloni, vuoi governare te? Vacci te. Perché non è che è una situazione facile. Capito? La situazione mondiale. Per la Russia? No. Perché si sono, sono andati divisi tutti, no, quanti, ora no? Ora ti intervisto io a te, perché ne sai meglio. Allora, quando è scoppiato? Quando il 24 febbraio è scoppiata la guerra? Sì. In quel momento lì lo stato dell'arte del quadro politico italiano com'era? Cioè tutto era calma piatta o già c'era stato... No, ora non mi ricordo io. Non sono un politico, sei tu un politico. No, anch'io non... Meglio di me lo sai. No, secondo me allora, prima c'era un quadro, diciamo, legato anche alla pandemia, no? Che vedeva insieme 5 Stelle, PD e Lega, erano quelli più grossi, poi c'erano anche qualcuno piccino, Renzi, no? Nel governo Draghi, giusto? Ti ricordi? Poi che è successo? Poi questi qui hanno detto che hanno visto che la situazione si andava degenerando e intanto nei sondaggi cresceva la Meloni perché mettendosi all'opposizione era più forte, cioè nel senso era più ganza, no? Perché diceva le cose contro il governo, era più figa. Allora hanno detto, siccome è cresciuta tanto sta Meloni e vuole governare, cioè si sente pronta, no? Allora perché non ci va? Perché la situazione non è che è facile, perché se ti trovi il gas aumentato, capito? I mutui che con i tassi di interesse più alti, capito? Quindi la gente si incazza. Non è una, secondo me è tutta una cosa, in realtà non è che Draghi sia un idiota che si è dimesso o Conte sia strullo e ha fatto cadere il governo solo per un inceneritore. Mi sembra un po' poco, capito? Cioè, invece hanno visto che la situazione non è proprio facile e quindi che questa Meloni poteva anche governare ora, nel senso così poi dopo perde consensi perché la situazione è difficile e la gente si incazza, capito? Quindi loro sono tutte forze d'opposizione e quindi a maggior ragione è giusto votare Unione Popolare, secondo me, perché non c'è un voto utile, cioè non c'è il voto utile, la coalizione di centrosinistra.
su vari partiti che ognuno fa per se stesso, per fare l'opposizione e per rafforzarsi stando all'opposizione del governo Meloni. Del governo Meloni. No, ora non posso parlare perché io sono iscritto. Che vuol dire? No, dici, liberamente. No, liberamente. Il rischio è che no, questa soglia dirimente è il fatto che ci sia una soglia del 3%, però, cioè forse che sanno che sarà molto difficile che lo possano raggiungere il traguardo del 3%, si presentano lo stesso alle elezioni rischiando che questi voti dati a questa lista vadano dispersi. Continua. Lo so, però siccome si può fare come ci pare perché non c'è la coalizione, è più facile che non vadano dispersi, perché chi c'ha veramente quell'idea di sinistra e vota per questo partito lì, cioè quelli che votavano Liberi Uguali, perché io l'altra volta votavo Liberi Uguali perché Potere al Popolo c'ha poche possibilità, però stavolta il Liberi Uguali non c'è, cioè c'è Fratoianni che si è alleato col PD e che nemmeno quelli di Fratoianni lo votano, perché il PD è una cosa e la sinistra è un'altra, cioè il PD è la Democrazia Cristiana praticamente, no? Come linea politica, anche c'è, cioè, questa adesione forte ai principi, no, la DC della la NATO, diciamo, la DC dell'America. Vabbè, ma quello Berlinguer disse, mi sento sicuro sotto l'ombrello protettivo della NATO. Oh. Invece De Magistris si è detto che bisogna lavorare al superamento della NATO, perché storicamente questa NATO non è che serva più, visto che il patto di Varsavia non serve più. Esatto. No, non serve più perché non ha una funzione antifascista, come poteva essere in fondo la NATO. De Gasperi aderì alla NATO, no? La scelta atlantica, no? Perché si pensava che il fascismo fosse stato sconfitto, ma il fascismo però risorge nel mondo, no? Sì. I talibani, gli ayatollah, sì. C'è un fascismo medio orientale, no? E poi c'è un fascismo più subdolo, il fascismo dell'uomo medio, no? Quello criticato da Marcuse, che l'uomo medio si incarna nei valori Dio, patria e famiglia, perché si è costruito un modello standard di vita quotidiana che conserva tutti gli aspetti più retrivi della società. La stessa è pure cattolica, è difficile parlare. No, di liberamente, Luca. No, io diciamo che la Chiesa per me è un elemento negativo della società, ma non solo la Chiesa cattolica, però la Chiesa cattolica in particolare, perché è molto ben strutturata e dà una ideologia, però c'è stato anche degli elementi di riforma, la teologia della liberazione. Ecco, io vedrei per esempio, ecco, scusa, i cattolici dell'America Latina mi affascinano, no? Perché sono quelli che hanno il baricentro ideologico dell'Occidente, lo hanno spostato verso una solidarietà più umana, più una profonda, solidarietà per gli strati più poveri delle bidonville, no? Sì. E quindi hanno imbracciato anche il mitra, i preti cattolici dell'America Latina. Vabbè, quello non è tanto giusto, però è Camillo Torres, no? Sì, è comprensibile. Ha abbracciato il mitra, no? E poi si è rimasto caduto in lotta, in guerra, in guerriglia. E quindi io questo dico. Io fondamentalmente sono socialdemocratico, però poi sembro un estremista nella misura in cui quelli che sono socialdemocratici sono democristiani in realtà, e quindi mi sento più comunista di loro, diciamo. Anche se qualcuno storicamente invece era scritto al PC, di questi del PD, no? Però non sanno più niente di quello, cioè, no? Cioè, le multinazionali non vanno tassate, cioè. Bisognerebbe che la sinistra ora qui l'operaismo in Italia, c'è questa tradizione operaistica. Ora mi ricordo, c'erano i compagni del partito bordighiano
Noi qui solidarizziamo con gli operai, va bene, è giusto, queste fabbriche che chiudono, che delocalizzano e gli operai rimangono per strada, cosa prendono? La cassa integrazione, poi le sai. Sì, solo quella, poi fanno dei collettivi autogestiti come Centro Storico Le Boschi a Firenze o GKN sempre a Firenze, cioè conosco questi, poi ce ne sono tanti altri che non si conoscono, Però non l'operaio, come toscani, cos la non coscienza di cla la classe operaia, o è rivoluzionaria o non è. Per essere rivoluzionaria deve avere uno slancio internazionalista sì. e quindi interessarsi anche, per esempio, dei diritti delle donne occultate in Afghanistan, Che per dire, no? appunto vengono citati da Nell'operaio c'ha la. Frida Kahlo, no? La Non pittrice possiamo avere un operaio nazionale, femminista, se no femminista. vince la Meloni. Se l'operaio non esce, giustamente c'ha il problema che può ritrovarsi per strada, no? Cosa succede a un operaio che si ritrova per strada? La cassa integrazione è decurtata rispetto allo stipendio di quanto, lo sai? Non lo so. Non lo sai, perfetto. Qui ci vorrebbe un sindacalista però che ci spiega No, meglio. perché io ho sempre questi lavoretti, diciamo, anch'io, però poi dopo, cioè, finiscono là, diciamo, e quindi non so cosa sia. Bisogna, coinvolgere quel 68, unità operai e studenti erano, quindi lo studente cercò nei suoi giornaletti, cercava di coinvolgere l'operaio sulla L'operaio. guerra del Vietnam, no? Sì, sì, Ora non sì, lo so, poi l'operaio quanto gliene fregasse della guerra del sì. Vietnam, detto fuori dai denti, no? Però oggi non è ancora peggiorata la situazione, perché c'è dei paesi che lì almeno era l'imperialismo americano che credeva di portare la modernità nell'estremo oriente, no? Il libero mercato. Oggi però i talebani, gli ayatollah, no? Sono forze retrive che eliminano, combattono i diritti Delle donne, delle soprattutto. donne e alla libera espressione, ad essere atee, a dirsi atee. Cioè, ora questo Salman Rushdie, io esprimo solidarietà verso di lui. E chi è? Questo scrittore indiano-inglese, no? Naturalizzato inglese. Ecco, io mi domando, anzi, ci sono degli elementi anche a livello informativo che non sono abbastanza. Io mi ricordo quando c'era l'Unione Sovietica, tutti i giorni il telegiornale parlava dei dissidenti sovietici, no? Che erano in particolare il grande fisico Sakharov, Andrei Sakharov, e poi c'era tutta una serie di intellettuali, di matematici, insomma, tutti accademici, no? Che prendevano posizione contro lo stalinismo, cioè il sistema a partito unico, e chiedevano libertà di espressione, maggiore democrazia, e anche senza necessità. Erano anche comunisti, però venivano repressi perché il potere si difendeva da. Perché poteva sempre essere che dietro a queste persone ci fosse la CIA, no? Veniva agitato sempre lo spettro della CIA, che magari in alcuni casi poteva anche essere vero, no? Che c'erano dei finanziamenti, perché diciamo, non c'era un filtro per cui l'informazione, c'era una radio, no? Radio America, che poteva essere captata in Unione Sovietica e faceva propaganda contro l'Unione Sovietica, non in continuazione. E molti la captavano. Quindi l'Unione Sovietica era un paese che doveva fronteggiare una ostilità aperta degli americani, no? E quindi anche quelli che erano dei personaggi in buona fede sovietici che criticavano dissidenti, cosiddetti dissidenti, magari venivano repressi, venivano messi negli ospedali psichiatrici, cioè fatti passare come pazzi, ma invece no.
Allora, questa era la guerra fredda, tu dirai, no? Sì, ma Ah, era sì. la guerra, nel contesto della guerra fredda. Allora, oggi però noi dobbiamo difendere quei popoli che devono uscire dalla teocrazia, che è il peggiore dei mali, è il fascismo dei giorni nostri. Questi regimi teocratici, I sì, talebani, sì. che ce n'è alcuni, sì. E poi anche la Corea del Nord, dai, ma che ci sta a fare questa Corea del Nord? Dai, continua tu, eh. È un Dai, io regime orwelliano. devo andare al Quindi, lavoro. contro i Ti regimi devo salutare. teocratici, contro i regimi orwelliani. Quindi Quindi difendo l'America. la dittatura delle forme deviate dello E Putin, Stato. Dobbiamo combattere quello, sì, giusto? deve. E questo Putin, in effetti, rientra nella fascistizzazione del mondo. Trump, Biden stesso, anche lui, diciamo che. Cioè, il fatto stesso non è per dire che è vecchio, che un vecchio governi la potenza già è una forma di fascismo, perché si vede che è messo lì, che fa comodo i grandi burattinai, no? Sì. Dell'establishment. Quindi le multinazionali che lo manovrano. Questa è la forma che ha assunto il fascismo moderno. Ma il fascismo, se è un dittatore, non vuol dire che c'è stato Charlie Chaplin, no? L'ha preso in giro Hitler, il grande dittatore, no? Si capisce, no? Da come lo fa muovere, che è manovrato, che dietro c'era Krupp, no? C'erano i grandi industriali. Tedeschi che continuavano la tradizione del militarismo prussiano, no? Che magari Bismarck se n'era servito, Ah, ma quello scenario lì era cambiato e volevano continuarlo per forza. e questo Hitler era manovrato, non era più lui che manovrava l'industriale. Si era rovesciato le parti e Hitler era un burattino di Krupp. Quindi, ma il nazismo non è mai stato. Infatti, quando si parla della Germania, delle varie tappe, no, dall'unità tedesca, che la Germania era frammentata in tantissimi staterelli, no? E poi Bismarck ha creato l'unificazione della Germania. Quando si studia quello lì, si parla sempre con rispetto di Bismarck, no? Che ha assolto questa funzione. Poi da allora però la Germania, con la sconfitta nella prima guerra mondiale, ha avuto una crisi politica, la Repubblica dei Weimar, e lo stesso nazionalsocialismo che è riuscito sì a ridare l'occupazione e a riarmare la Germania, però è andato incontro a una batosta storica tale che anche la figura di Hitler, nella sua malvagità, ma una malvagità tragica, non una malvagità grandiosa. Tant'è vero che Otto Dix e Grotz avevano fatto queste vignette dove si vedeva il grasso borghese, no? Tedesco ricco, ricastro, il capitalista, agente però del capitale. E quindi a maggior ragione il nazismo, il fascismo è agente del capitale. Quindi quando dici, chi è oggi che mi diceva, sì, ma c'è il capitalismo, Alessio, no? Mi diceva il liberismo, il capitalismo. Sì, ma poi va bene, però c'è una forma fascista che agisce per il capitale. E questa forma fascista è declinata in vari modi. Gli ayatollah, i Sì. Anche talebani. in modi E qui reazionari e ci vuole, ora retrivi. non faccio nomi italiani perché è brutto, perché mi direbbero che sono antinazionale, no, non voglio essere antinazionale, non faccio nomi italiani, no? Ok, No, se no lo basta, faccio. devo andare. Grazie.